Salve a tutti gli amici di YouTube e di Facebook. Oggi siamo qui per una nuova ricetta. Le iris fritte palermitane. Questo impasto è adatto per fare i bomboloni, le bruscine, graffen, le iris al forno, le iris fritte, le ciambelle, le traccine, tutte le prime colazioni. È un impasto ideale per fare tutte le prime colazioni. Possiamo fare anche i cornetti brosciati anche con questa ricetta. Come aroma io sto usando la mia pasta d'arancio fatta artigianalmente, non è altro che arance e zucchero. Il video per fare la pasta agli agrumi, in questo caso è all'arancio, lo vedete anche nel mio canale, che il titolo di questo video è pasta aromatizzata agli agrumi. Detto ciò, diamo gli ingredienti. Abbiamo 1 kg di farina Manitoba, 150 g di zucchero, 100 g di burro, 30 g di pasta d'arancio, 20 g di lievito già sciolto nel latte, 500 ml di latte. Come avete visto, già io ho messo un po' del latte dei 500 ml, l'ho messo qui per sciogliere il nostro lievito. Sciogliamo il lievito in un po' di latte. A questo punto versiamo gli ingredienti nell'impastatrice. Versiamo la farina. Lo zucchero. E il lievito sciolto nel latte. Facciamo girare. Aumentiamo un po' la velocità. Mettiamo un altro po' di latte. Dopo date due giri, mettiamo il burro e continuiamo a impastare. A questo punto versiamo il sale. E facciamo girare. Mettiamo un altro po' di latte. Facciamo andare un po' indietro la nostra macchina, così raccogliamo tutto l'impasto per bene. Perfetto, andiamo avanti. E adesso versiamo la nostra pasta aromatica. È facoltativo, potete mettere anche benissimo anche una bacca di vaniglia o aroma di limone o benissimo anche una bustina di vanillina. Andiamo avanti. Sentite che fa profumo questa pasta all'arancio, è una meraviglia. Versiamo l'altro po' di latte. Versiamo una goccia di latte e finiamo di impastare. Ok, a questo punto, come vedete, l'impasto è già pronto. Ok, a questo punto l'impasto è pronto.
e possiamo aprire l'impastatrice. Come vedete è bello morbido e soffice. Adesso lo estraiamo e lo mettiamo nel banco. Ok, a questo punto facciamo due giri così, un impasto bello morbido e soffice e favoloso. Ok, mettiamo in una ciotola infarinata. E lo copriamo. Adesso lo facciamo riposare una mezz'oretta prima di lavorarlo. Allora, vi spiego un altro segreto importantissimo per quanto riguarda le iris, sia fritte che al forno, perché è la stessa cosa. Oltre ad essere importante la chiusura, che poi farò vedere in seguito, è importante avere una ricotta bella asciutta. Dopo che abbiamo preparato la crema di ricotta con lo zucchero e le gocce di cioccolato, noi andiamo ad aggiungere un po' di pan di Spagna nella ricotta. Perché aggiungiamo un po' di pan di Spagna? È la stessa cosa nella cassata al forno, che per cuocere la cassata al forno abbiamo bisogno di uno strato sottile di pan di Spagna. Questo aiuta alla cottura della cassata e in questo caso aiuterà alla cottura delle iris, delle nostre iris, sia al fritte che al forno. Perché mettere il pan di Spagna? Mettiamo il pan di Spagna perché la ricotta è umida e in cottura le nostre iris, sia al forno che fritte, andrebbero con l'umidità ad aprirsi e restare anche crude. Allora, noi andiamo a mettere 300 g di ricotta e 30 g di pan di Spagna. Lo sbricioliamo così, in questa maniera. Il pan di Spagna che noi andiamo a mettere non interferirà per niente nel gusto della ricotta, perché è tutto tarato, tutto misurato. Andiamo a mescolare in questa maniera e noi abbiamo una buona ricotta per fare le nostre iris al forno e fritte. E questo è uno dei tantissimi segreti di noi pasticceri che io vi svelo a voi. E adesso che il nostro impasto ha già ben riposato, andiamo a fare le nostre iris. A questo punto, passata la nostra mezz'oretta, scopriamo il panno e abbiamo il nostro impasto bello riposato. Ok. Ok, dividiamo il nostro impasto in questa maniera. Facciamo delle pezzature da 60 grammi l'uno. Noterete che è un impasto bello soffice e morbido. Come vi ho detto, questo è adatto sia per fare le nostre iris, che in questo caso stiamo facendo le iris, che sia per fare tutte le nostre prime colazioni. A questo punto mettiamo un po' di farina qua sul piano di lavoro, solo qui, banco pulito, come vedete, senza farina. E noi formiamo adesso delle palline. Mettiamo qua. Ok, adesso noi copriamo con un canovaccio le nostre palline e facciamo riposare per mezz'ora. A questo punto, passata mezz'oretta, prendiamo le nostre palline con l'aiuto della farina, allarghiamo così
e li mettiamo qua. A questo punto, con l'aiuto di una sacca poche, mettiamo la ricotta qui dentro e andiamo a inserire nella nostra iris, così, in questa maniera. Ok, a questo punto fase importante, prendiamo la pasta, la allarghiamo così, in questa maniera, e chiudiamo a saccoccino. Premete per bene, così e così. Chiudete tutto. Vedete? Stringiamo per bene. Dovete stringere e chiudere per bene tutto. Vedete? Tutto era chiuso ermetico. Allora. Ok. Vedete, è chiuso. Lo aggiustiamo così. E lo adagiamo sulla teglia. E schiacciamo leggermente. Continuiamo. Allarghiamo così, mi raccomando, tiriamo in questa maniera, chiudiamo così e così. Vedete, a questo punto continuiamo a chiudere così. Se noterete che c'è un po' di pasta in più, la potete togliere, ma non è detto, perché se sono tutti tarati, pesati 60 grammi, anche 62, non succede nulla, non c'è bisogno di levare nessun pezzo. Vedete come è sigillata tutta per bene? Vedete? Lo vedete? Ok, giriamo e la adagiamo qua. Schiaccia leggermente. Ok, a questo punto acqua tiepida, immergiamo e le mettiamo nel pan grattato. E li disponiamo nella teglia così per farli lievitare. Ok, facciamo lievitare le nostre iris fritte. Adesso li facciamo lievitare per ben 2 ore. Bene, dopo aver preriscaldato il nostro forno a circa 100 gradi, lo spegniamo. Possiamo mettere benissimo i nostri pezzi a lievitare. E li facciamo lievitare per ben 3 ore. Ricordiamoci che stiamo usando il forno come stufa di lievitazione. Bene, passata 3 ore,
i nostri pezzi sono ben lievitati e li possiamo passare in frittura. Ok, prepariamo l'olio, accendiamo, voilà. Per la nostra frittura occorre olio di girasole. Lo portiamo a 160 gradi, ok, con l'aiuto di un termometro controlliamo la temperatura. Bene, la nostra temperatura è a 160 gradi, siamo pronti per friggere. Ok, a questo punto abbassiamo il fuoco, con l'aiuto di un tarocco solleviamo delicatamente, così, senza rompere la lievitazione, e li friggiamo. Sempre capovolte, la chiusura sopra. Ok, con l'aiuto di un legnetto li giriamo così. Guardate che sono belle. Adesso li facciamo colare nel nostro scolaolio, li facciamo raffreddare un po' e sono pronti per essere mangiati. Ok, cosa dire? Ricordatevi di iscrivervi al canale, chi non è ancora iscritto, e di mettere un bel like al video, e arrivederci al prossimo video.